Raffaele Papa, concluse le elezioni provinciali, qual è il commento di Italia dal Meridione? Ma guardi, siamo estremamente soddisfatti perché noi alle ultime elezioni provinciali abbiamo in pratica raddoppiato quello che era il nostro consenso precedente. Infatti siamo passati da circa 4.000 voti conseguiti nelle scorse elezioni agli oltre 8.200 voti di quest'anno. Quindi siamo davvero contenti per questa risultato ottenuto, la soddisfazione di tanti consiglieri comunali e sindaci che hanno scelto di votare l'Italia del Meridione. Quindi abbiamo confermato il consigliere uscente Ramundo e solo per una manciata di voti, e questo un po' ci rammarica, non siamo riusciti ad ottenere il secondo seggio, ma è stata veramente risibile la differenza, insomma. Ecco, quindi tutto sommato siamo più che contenti. E si continua ad avere ampio riconoscimento di quelle che sono le istanze che l'IDM sta portando avanti, con una copertura quasi totale dell'intero territorio provinciale. Quindi abbiamo visto molti dei nostri candidati presenti di ogni zona che hanno trovato ampio consenso. Quindi siamo davvero contenti di questa cosa. Ecco, adesso potrete anche per l'appunto riorganizzare il partito dal punto di vista provinciale. Certo, come no, quella della lista delle provinciali è una bella squadra, fatta di giovani competenti, dinamici, volenterosi di fare, molte donne presenti, quindi siamo soddisfatti anche da questo punto di vista e continueremo su questa scia, cercando di impegnarci sempre più su ogni zona, perché sappiamo bene che la provincia di Cosenza è una provincia molto vasta, con esigenze diverse, da quelle marittime a quelle collinari e montane. Insomma, sono tante le problematiche da portare all'attenzione della provincia, della regione e anche del governo nazionale. Però per quel che riguarda la provincia, noi inizieremo da subito una lotta per il ritorno alle province storiche, perché la riforma del Rio è stata veramente qualcosa di nefasto nei confronti dell'ente, perché l'ha svuotata di poteri. E poi ha messo in atto questo tipo di votazione di secondo livello, per cui c'è in pratica una forma di razzismo legittimata dal provvedimento legislativo, dove il voto o la presenza di un consigliere comunale di un piccolo comune, come può essere Tortora, Aieta o altri comuni, vale molto di meno di un consigliere di Cosenza, di Rente o di altre zone più popolose. Ecco, questa è una cosa che non si può assolutamente accettare, per cui noi faremo di tutto perché questa venga modificata.